Buongiorno. Buongiorno. Non capisco perché sono qui, mi sono già dichiarato colpevole. Sono queste le parole che Michael Alessandrini, l'assassino di Pierpaolo Panzieri, rivolge alla Corte d'Assise di Pesaro prima di passare la parola agli avvocati per l'udienza del processo che lo vede accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà e futili motivi. Torna a parlare in aula dunque, ma subito dopo l'intervento del suo avvocato Taormina riprende la parola per chiedere di andare via, salutando l'aula leggendo un passo della Bibbia. Una comparsa breve dunque, ma che ha comunque riproposto il volto di Alessandrini davanti agli occhi dei genitori di Pierpaolo. Ma sai cosa mi fa effetto? Andare due volte al cimitero da Pierpaolo, che è sottoterra, quello mi fa effetto. Vedere un mostro così non mi fa nessun effetto, solo la conferma della vigliacchezza che ha, perché vedo che non riesce neanche a stare in tribunale, perché lui ha commesso un omicidio aggravato, premeditato, con una efferata crudeltà e senza nessun motivo. Questo è quello che chiederò sempre, l'ergastolo. Poi se lui viene in udienza, non viene in udienza, a me non cambia niente, sempre l'ergastolo per lui voglio. Però questo dimostra che questa persona è ben consapevole sia di quello che fa e come lo fa. Per quanto riguarda il processo, la difesa ha richiesto la rimozione delle aggravanti dal capo d'accusa e una nuova perizia. Entrambe le richieste sono state però respinte, registrando così una doppia vittoria per l'accusa in questa giornata di processo. Le manifestazioni patologiche non sono disorganizzate, ma sono proprio organizzate per la sua difesa. Quindi, a mio avviso, finge molto di più di quanto in realtà non sia reale la sua patologia. Comunque andiamo avanti. Doppia vittoria, sì, la doppia vittoria, chiaramente le questioni, insomma, a mio avviso erano infondate e giustamente la Corte d'Assise di Pesaro le ha rigettate, insomma. Credo che siano provvedimenti ineccepibili, che io francamente mi aspettavo, ecco, non ho la sfera di cristallo, ma non presentavano questo carattere di particolare delicatezza e difficoltà. Contrapposto invece il parere della difesa, che continua a rimanere sulla propria linea, sia per quanto riguarda le richieste di rimozione delle aggravanti che quelle di una nuova perizia psichiatrica. Abbiamo perso su tutta la linea, quindi non c'è stata la questione della estradizione fatta soltanto per alcuni, con alcune contestazioni e non con altre. La rivedremo poi successivamente, perché l'ordinanza, per quello che ci riguarda, non è fondata. Per quello che riguarda la questione delle condizioni di salute, nessuno ha voluto accertare che cosa è successo da gennaio a oggi, ne prendiamo atto. Intanto raccoglieremo noi il materiale e lo produrremo. Il ragazzo è in condizioni assolutamente devastanti dal punto di vista psichiatrico. La documentazione del carcere, sia quella infermieristica sia quella medica, lo dimostra, ma la Corte ha ritenuto di non acquisire gli atti. Glieli porteremo noi. Ma guardi, io mi riporto soltanto alla perizia che sarà fatta nel corso delle indagini preliminari, dalla quale risulta chiaramente che modesta è la residua capacità di intendere dell'imputato. Più di questo non posso dire. Modesto significa che ci sta veramente poco, e quindi, siccome è modesta la capacità di intendere e di volere, non capisco come può essere presente la capacità processuale.